Due asteroidi che orbitano l'uno con l'altro ad una distanza di circa 100 km e mostrano i tratti tipici di una cometa, come una chioma luminosa e una lunga coda. Così si è presentato allo sguardo acuto del telescopio Hubble 288P, un corpo celeste unico nel Sistema Solare. Situato nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove, 288P è stato avvistato per la prima volta nel 2006 per la mappatura Space Watch della NASA e 10 anni dopo è stato osservato più a fondo con Hubble, mostrando la sua vera natura. L'oggetto, protagonista di uno studio pubblicato oggi su Nature, è quindi un sistema binario che presenta nel contempo caratteristiche da asteroide e da cometa. Il suo look, secondo i ricercatori, non è sempre stato così. Il sistema binario dovrebbe essersi formato, in tempi recenti da un punto di vista astronomico, circa 5.000 anni fa, in seguito alla rottura dell'oggetto originario dovuta ad un movimento rotatorio molto veloce. Comprendere l'origine e l'evoluzione di realtà come 288P, per gli autori dell'articolo, è di fondamentale importanza per approfondire il processo di formazione dell'intero sistema solare e per rispondere a quesiti cruciali come, ad esempio, quali meccanismi abbiano portato l'acqua sulla Terra.